Perdono. Quando parliamo di perdono non pensiamo un'idea, un pensiero astratto. Il perdono è sempre un'esperienza che ha a che fare col dolore, con la sofferenza, con l'ingiustizia. Di perdono Gesù ne parla molto spesso nel Vangelo e ci dà delle indicazioni ben precise fino ad invitarci ad amare i nostri nemici, a perdonare sempre. Ne parliamo tanto anche noi di perdono, anche rispetto ai fatti tragici che stanno accadendo in questi giorni, gli attentati, le violenze nelle famiglie, gli abusi. Davvero, credo che sia un tema che tocca tutti noi, però forse è più facile pensare cosa non sia perdonare. Perdonare non è dimenticare, non è negare, non è solo uno sforzo nella volontà, non è ritrovarsi come prima dell'offesa ricevuta, non è rinunciare ai propri diritti, alla giustizia, non è scusare, non è essere superiori all'altro. Certamente per perdonare bisogna decidere di farlo, bisogna fare il primo passo, ma noi siamo certi che il perdono è una grande grazia di Dio e a Lui va chiesta. E allora noi vogliamo davvero chiedere questa grazia anche per l'intercessione di Sant'Antonio, che ha testimoniato con la propria vita il senso profondo, il valore profondo del perdono, della misericordia, della riconciliazione. E non possiamo far altro che ricorrere alla parola di Dio che ci invita a non rendere male per male, né ingiuria per ingiuria, ma rispondere augurando il bene. A questo infatti siete stati chiamati da Dio per avere in eredità la sua benedizione. Chi infatti vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la lingua dal male e le labbra da parole d'inganno. Eviti il male e faccia il bene, cerchi la pace e la segua, perché gli occhi del Signore sono sopra i giusti e le sue orecchie sono attente alla loro preghiera. Ma il volto del Signore è contro coloro che fanno il male. Con l'augurio che ci fa Pietro nella sua prima lettera, viviamo davvero anche noi, come siamo capaci, con tutte le nostre forze, il perdono.